con Movimento 5 Stelle. Buonasera Villa Rosa, grazie di essere con noi. Sì, Federica, insomma, ecco, stiamo cercando un po' di raccontare anche qui dalla piazza evidentemente l'uscita dei deputati, degli onorevoli, perché a momenti insomma, ci sarà anche questa seconda chiama, quindi si dovrebbe arrivare al voto conclusivo all'incirca, ce lo conferma, intorno alle 21.15, grosso modo. Insomma, cerchiamo però di commentare anche un po' quella che è stata la giornata e cerchiamo anche di vedere il punto di vista proprio del Movimento 5 Stelle nelle dichiarazioni di voto. Insomma, voi avete letto una lettera ai cittadini invitando tutti ad andare via praticamente. Sì, sia io durante la discussione generale che il vice capogruppo Federico D'Incà abbiamo chiarito a tutti le posizioni dei cittadini, perché Federico leggeva proprio i commenti scritti nei vari social network riferiti al Presidente e all'attuale governo, io invece li ho presi in giro e li ho detti come se fossero dalla mia voce. E i cittadini sono neri, sono arrabbiatissimi, perché bloccare il Parlamento per 10 giorni per dei problemi legati sempre a acquisto, vendita di senatori, di deputati, passa da qua, vieni da lì, cioè vi farei entrare dentro, vi farei vedere, ci sono tantissimi gruppetti che tu passi vicino e senti: ma allora tu che fai? Tu vai là, tu vieni qua. È una cosa molto triste per la politica italiana, noi non siamo abituati a fare queste cose. Ve ne dico un'altra: ieri a Palazzo Chigi, e di questo sono molto contento, sono state convocate tutte le forze politiche, solo il Movimento 5 Stelle non è stato convocato, e sono contento perché hanno capito che non siamo acquistabili. Insomma, quindi c'è una chiusura netta e totale, a prescindere sotto ogni punto di vista, con questo tipo di possibili maggioranze, quindi continua ad esserci da parte vostra la richiesta del voto. Dopo 6 mesi di continue bugie e menzogne, l'ultima quella del Presidente Letta da Fazio, che ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle è a favore del Mattarellum e del Porcellum e il PD è a favore del Mattarellum. Prendete i resoconti stenografici dei voti e vi rendete conto che per il Mattarellum abbiamo votato tutti noi, tutto il Movimento 5 Stelle, e solo una persona del PD, che è Giachetti, e il Presidente Letta ha votato contro il PD. Cioè, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che se ne va in televisione davanti a 5 milioni di telespettatori e si permette di dire delle menzogne. Cioè, come fai a fidarti di una persona così? Senti, invece, venendo in casa un po' vostra, o quella che era in parte anche casa vostra, insomma, cosa è successo al Senato con la senatrice De Pin? Guardi, ho sentito io dai giornali, quindi preferirei parlarne domani mattina, sono a disposizione. So che sono state rivolte delle accuse alla senatrice da parte di un nostro senatore, ma c'è chi dice determinate frasi, chi ne dice altre, quindi vorrei sinceramente capire. Secondo me la posizione migliore da prendere era quella di ignorare, cioè alla fine sono fuori dal Movimento 5 Stelle, che prendano le loro decisioni lasciare tutto scorrere. Quindi da parte sua, qualora ci fossero state, diciamo, queste invettive o comunque queste accuse nei confronti della senatrice, chiederei al senatore la prossima volta di pensarci un po' di più prima di... A volte si fa prendere dall'impeto, ma capite che in una situazione del genere da un lato è anche concepibile, dall'altro lo condanno assolutamente. Senta Villa Rosa, allora Bersani ha provato, forse non ci sente, però Pier Francesco può girare questa domanda. Bersani, lo sappiamo, ha comunque provato a corteggiare il Movimento 5 Stelle, e non una volta, no? Letta non ci ha provato neanche. Chiedeva la collega Federica da studio. Bersani ha provato a corteggiare più volte, a più riprese, per lungo tempo, insomma, il Movimento 5 Stelle. Letta, come peraltro lei stesso diceva, non vi ha neanche convocati a Palazzo Chigi. Questo cosa vuol dire? Un segnale di distanza, di recepita distanza? Finalmente hanno capito, ripeto, che non siamo acquistabili, e questo da un lato mi rende felice, perché con questo governo noi non abbiamo assolutamente niente da che spartire. D'altro canto, questa, non so se voi ve ne siete resi conto, ma è per la prima volta nella storia italiana, una caduta del governo dettata da volontà extraparlamentari, perché ci ricordiamo tutti le telefonate della Merkel, ci ricordiamo tutti le telefonate di Barroso, la posizione di Van Rompuy. Sì. Quindi è una situazione veramente triste, e Bersani non può neanche parlare, perché Bersani, prima di Letta, le ho raccontato prima le menzogne di Letta, le racconto quella di Bersani. Basta andare su YouTube, scrivere Bersani al TG2 F35 e troverete Bersani che dichiara che avrebbero ritoccato il contratto per l'acquisto dei cacciabombardieri F35, che poi negli vent'anni si parla di 90 miliardi, quindi 20 volte il gettito IMU sulla prima casa.
Bersani ha detto che l'avrebbe toccato, sono arrivati in Parlamento e non l'hanno toccato. Evidentemente forse si riferiva a un suo potenziale possibile esecutivo. Tutto il PD parlava di tutto il PD. Federica. Va bene così, allora Pier Francesco ti ringraziamo naturalmente l'onorevole...